Dallo shaker alla padella, ben ritrovati anche oggi nella nostra rubrica, in compagnia mia e di Valentino De Due. Oggi parleremo dei sour e dei drink un po' diversi dal solito. Oggi prepareremo insieme un whisky sour. La famiglia dei sour si differenzia dagli altri drink per la sua, soprattutto per la sua preparazione, ma anche per gli ingredienti al suo interno. Hanno una base di distillato, una base agrumata data dal succo di limone, con l'aggiunta di un dolcificante. La tecnica che utilizzeremo oggi per realizzare questo drink è una tecnica shake e strain, quindi tirate fuori i vostri shaker e cominciamo a prepararlo insieme. Per prepararlo io utilizzerò il mio 3 pezzi, molto semplice da realizzare e veramente molto saporito, un gusto diverso dal solito drink classico che beviamo. Vedremo. No, qualcuno ha detto questo sour? Io lo so che questo è il tuo drink preferito, però potevi almeno aspettare che finivo di raccontare la storia. C'era una volta Biancaneve che è andata nella tana del Bianconiglio e Cappuccetto Rosso e vissero tutti felici e sour. Che mi hai portato? Il whisky sour. Albume buono. Allora io ho chiesto a Valentino, ovviamente, prima di iniziare a registrare questa puntata, che cosa fa? Di rompere un uovo, perché lui, come sono io bravo in cucina a rompere le uova, così lui è bravo a rompere le uova per me nella preparazione del whisky sour, perché è il drink che a lui piace tanto. Presto. Quindi se già capito degli ingredienti dei quali abbiamo bisogno, sarà sicuramente l'albume di un uovo. Perfetto, io cos'è che faccio? Da fare una cosa da abbinare, torno subito. Mi preoccupa sta cosa, ragazzi. A me mi fa paura per tutto questo ragazzo, però ce lo devo tenere. Allora, whisky sour, come dicevo, un distillato. Possiamo utilizzare diversi distillati, quindi se noi vogliamo realizzare un gin sour, vogliamo realizzare un amaretto sour, possiamo utilizzare la base di un distillato e quindi andare ad aggiungere questa base di succo di limone, sciroppo di zucchero e di albume d'uovo, quindi realizzare il drink. In questo caso noi utilizzeremo un bourbon whisky e la dose che utilizzeremo è un'oncia e tre quarti. Ricordate questa dose perché è importante, la potete utilizzare, come ho detto prima, anche con altri distillati. Un'oncia e tre quarti che corrisponde circa a una tazzina da caffè. Bourbon whisky. Ci siamo, eccolo qua. Aggiungeremo sempre all'interno del nostro shaker il nostro albume. Io non mi fido che sia un'oncia, quindi la vado a misurare. Infatti è troppo. Perché ne devi fare due? Vuoi fare la doppia dose? Bravo! E la possiamo fare dopo, per piacere. Volevo... No! Volevo prima finire di raccontare il drink. Aggiungeremo dello sciroppo di zucchero, che come dico sempre, per realizzare è molto semplice, rapporto 1 a 1 per lo sciroppo di zucchero che andremo a utilizzare, e ne inseriremo mezza oncia, quindi vuol dire poco meno di mezza tazzina da caffè. Cosa manca? Come ho detto prima, nella ricetta originale manca il nostro succo di limone. Lo prendiamo, utilizzeremo del limone fresco. Che quantità per quanto riguarda il limone? La quantità di limone che utilizzeremo sarà un'oncia. Visto che il limone che mi ha portato Valentino prima è bello succoso, direi che ne possiamo utilizzare direttamente una metà. Così. Infatti, ok, adesso
chiudiamo il nostro tre pezzi in questa maniera, una shakerata energica, come dico sempre, mano destra sopra pollice, mano sinistra sotto. Ok, andiamo adesso a fare cosa? A riempire il nostro bicchiere con del ghiaccio, il nostro tampone basso, e verseremo al suo interno il nostro whisky sour. Per il nostro whisky sour utilizzeremo ovviamente un peel di limone, ma prima di metterci il nostro peel di limone andremo a spruzzare i nostri oli essenziali sul drink, così il nostro peel lo mettiamo qui, una cannuccia, e il nostro whisky sour è pronto. Adesso ci spostiamo in cucina e vediamo che cosa ha preparato il nostro amico Valentino. A dopo! Tre cioccolati, abbiamo già preparato la nostra base di marquise, così si è raffreddata. Dobbiamo adesso creare la crema all'inglese, perché andrà come base per la mousse che faremo con i tre tipi di cioccolati. Fondente, nocciola e bianco. Dobbiamo riscaldare il nostro latte. E nel frattempo in planetaria mettiamo le uova e lo zucchero che montiamo a neve. E metti nella planetaria le uova? Ma l'avete invitato? Ma tu sempre qua stai, non... E io ho finito giù il drink, ma devo venire a dare fastidio a te? Ah, perché dai fastidio a me? Perché non lavi i piatti? Lavi i piatti, lavi i piatti. Bom, bom, bom. Lavi i piatti. Lavi i piatti. Dopo, dopo. Lavi i piatti. Metti da parte, ci penso io. Come al solito, da solo non ce la fai. Ve lo noleggio come lavapiatti. Parti! No, questa ormai... sembra quella 2.0. Sì, ormai è bravissima. Nel frattempo che le uova con lo zucchero diventino spumose, intiepidiamo, riscaldiamo il nostro latte. Devo chiedere all'Università della Crusca. La Crusca? No. Come dire la Crusca? Accelera! E che è spedito? Subito? Vedi, è caldo? Ma proprio per la ricotta! Allora andiamo! Per la crema all'inglese munitevi di un termometro per calcolare gli 85 gradi, o per chi non ce l'avesse di un cucchiaino. La crema è pronta quando sul cucchiaino si fa un velo. Sono bravo, però io il termometro a parte. ci siamo, il nostro latte è tiepido. Prova col dito a fiducia. Va bene, a fiducia. Il nostro tuorlo è montato a spuma. Prendi questo lì, le manine laboriose sanno fare tante cose. Ah, l'hai imparato? Guarda, guarda, se non ci fossi io, guarda, sempre io. Se non ci fosse lui, ne avremmo un altro. Inseriamo i nostri tuorli all'interno del nostro latte, bello tutti. Riportiamo la nostra pentola sul fuoco e dobbiamo portare tutto a circa 85 gradi, non di più. Termometro,
Senti Valentino, ma più o meno, vedi, un termometro per misurare questo tipo di temperatura, quanto può costare? Il termometro è un attrezzo, secondo me, indispensabile oggi, specialmente per uno 2.0 come me. È un termometro buono, di quelli che veramente... Buono, uno casalingo. Cioè, per esempio... Buono, non esiste casalingo. Casalingo, sono... io penso che dovreste... Posso fare la pubblicità? No. E allora non lo dico. A 15 euro di meno non riesci a d'euro? Non riesci a spendere meno di 15 euro. Però vedo che è molto utile, lo utilizzi spesso. Sì. Siamo a 85 gradi, ve ne accorgete la cosa dal velo dietro al cucchiaino. Pensavo che sia già 20 scontavi. La nostra crema inglese è pronta. Dobbiamo adesso dividerla. Grazie Francesco. In tre parti uguali perché andrà miscelata con le tre cioccolate. Ah, ecco perché tre cioccolati. Allora, guarda. Mi stupisce ogni volta di più. La nostra crema inglese si è raffreddata. Adesso dobbiamo comporre il primo strato dei tre della nostra tre cioccolati. Sciogliamo il cioccolato a bagnomaria. Nel frattempo mettiamo la nostra gelatina in ammollo e montiamo la panna. La nostra panna è montata, non deve essere montata totalmente, ma diciamo per tre quarti. Deve rimanere spumosa. Il nostro cioccolato è anche quasi sciolto e adesso misceliamo tutti e tre gli ingredienti. Prendiamo il nostro pezzetto di gelatina, lo strizziamo per bene e lo sciogliamo nella nostra crema inglese. Ti è mai capitato di far andare a finire l'acqua all'interno del cioccolato che avevi in bagnomaria? Oh, che belle domande che fai! Mi piace. Mi hai fatto la domanda. Sì. E hai anche la risposta? Sì, mi è capitato. Cosa succede? Un casino. Un macello. Un macello. Ma vedi che me ne sto andando. Devi buttare tutto. Devi buttare tutto là dentro. Sul cioccolato fondente no, perché riesce un po' in un certo qual modo a assorbire qualcosina di acqua. Infatti c'è qualcuno che nelle video ricette lo fa, questo allungare il cioccolato fondente con un goccio d'acqua. Nel cioccolato bianco impasti tu. Cioccolato bianco, cioccolato al latte, impasti cioccolato già buia, sì. Oh, e il nostro cioccolato è bello che è sciolto. Wow! Ok, passiamo adesso a metterci la nostra bella crema all'inglese e rigiriamo tutto. Non abbiate paura che sembra scolorito. Quando poi andiamo... Facciamo raffreddare il nostro cioccolato a circa 36 gradi, lo mischiamo con la panna e formiamo il nostro primo strato. Panna leccarda, cioccolato raffreddato, inseriamo e mischiamo dall'alto verso il basso per non far smontare la nostra panna. Francesco? Sì? Dove sei? Sto qua, oh, ce ne sembra paura, non sì, qua. Perché dovete sapere che sono quattro volte che peso la cioccolata. Che purtroppo voi vedete soltanto il montaggio, ma la parte problematica voi non la vedete. Dobbiamo fare questo movimento in modo da rendere il tutto bello colorato. No, che bello! Hai visto? Io bagnerei un savoiardo lì dentro. Ma no, purtroppo non puoi farlo perché il savoiardo assorbe, ma questa è densa. Non è da pucciamento. Però è invitante. Inseriamo dentro la nostra
bella teglietta. Senti, come hai detto che si chiama quella base che hai creato sotto? Questa sotto è una marquise fatta semplicemente con albumi, tuorli montati separatamente e dello zucchero a velo e del cacao amaro. 9 minuti di forno e tanta pazienza per risagomarlo qua dentro, ma però... Fendi. Ovviamente la ricetta completa la troveremo sull'articolo di Lucera Web. Veramente? Ma io meno male che devo segnare queste, perché tu te ne dimentichi di dirle. Ma io sono impegnato su altri fronti, io sono quello che non è studiato, io faccio le cose a sentimento, hai capito? Le ricette. Quindi, per esempio, no. Vediamo. Non devi vedere niente, devi soltanto... Intanto aspetta che si raffredda, non preoccupare. Allora, potete o farlo come faceva la nonna, così. Così. Oppure con la esce la paletta, maledetta, oppure con una palettina fare questo lavoro di livellamento. Dobbiamo fare questa operazione con tutti e tre gli strati e ci vediamo al prossimo strato. La torta finita. No ragazzi, non ci posso credere, ha fatto veramente qualcosa di eccezionale. Cioè io pensavo di lavorare soltanto io con le stratificazioni dei drink, però anche lui, devo dire la verità, ci ha messo del suo. Che mi hai preparato? Non c'è niente, faccia di serpente! Sei il solito egoista. No vabbè, guarda. Mi sono permesso di fare tre cioccolati, no, una sottina tre cioccolati di quelle... Questo qua, questo è il piatto è grande, grazie. Ci sono permesso di fare un altro cioccolati perché si abbina bene al mio whisky sour. E il mio whisky sour. Lo mettiamo così. Ah? Ti piace? No. Non ti piace? No, ho portato il cucchiaino per farti. Te la puoi tenere, tanto c'è il mio. Hai portato la cannuccia? Hai portato, se no vuoi. No, vuole vedere la cannuccia, stai ferma. Allora. Il pezzo piccolo è il tuo, il pezzo grande è il mio, va bene? Perché? Non litighiamo, dai, sennò ti sfido. No, ma tiro anche, dai. Mi hai capito bene perché li pago io. Te li hai comprati? Io li ho. Massaggia sta tre cioccolate. Devo dire la verità. E ti fermo, sto parlando, sto dicendo una cosa. E sto sempre mangiando. È bravo davvero, eh? Ma vediamo com'è con il whisky sour. Ci puoi togliere davanti in questo coso? Lo devo assaggiare perché se do la gente che dice non è buono, per assaggiare. Non è buono. Beh, fai la chiusura che ho voglio assaggiare il whisky sour. No, lo faccio assaggiare dopo, la tua chiusura, eh. I nostri programmi riprenderanno non appena possibile. Mi piace come chiusura. No, ma la faccio. Bravo, così è più bravo. Facciamo così. Dallo shaker. Alla tre cioccolati è tutto, ci vediamo per la prossima puntata, la settimana prossima. Vi ricordiamo di inviarci le vostre foto, i vostri video, di taggare me e non lui, perché io sono quello l'ha studiato, lui invece non è quello. Io stavo studiando, mi sono aperto un libro. Vabbè, ok, fate, devi andare, questo è un pezzo per me rimasto. Solo per me? Sì. No, solo per me stavo. No, è solo per me. Vabbè, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Infatti, senti che Ma buono. Ce lo stiamo mangiando e mi è stato...